e benvenute in questo video. È un video molto veloce, come vedete appunto dalla durata dei minuti. È un video molto facile, spero che vi possa essere utile, su come piegare una maglietta, comunque canottiera, camicia, quello che volete, in 2-3 secondi. Io ho visto questo video da uno youtuber americano e ho voluto provare a rifarlo. Mi è venuto bene e quindi volevo un attimo passarvelo a voi. So che magari alcune possono comunque conoscere questo metodo, però io credo che sia molto utile. Io da quando conosco appunto questo piccolo trucchetto, piego i panni, anzi piego le magliette in maniera molto veloce. Ci metto meno della metà del tempo. Quindi adesso io disfo la maglietta e vi faccio vedere il procedimento. Dunque, di solito questo metodo mi riesce molto più facilmente se metto la maglietta di lato rispetto a me, quindi in questo modo, perché io le sono di fronte. Spiegandolo forse è un pochino difficile e complicato da capire, però vedendolo veramente è molto facile. Se ce l'ho fatta io vi assicuro che ce la potete fare tutte. Da quanto ho capito bisognerebbe tracciare una linea immaginaria che va dal colletto fino a tutta la lunghezza della maglietta e poi tracciare un'altra riga immaginaria che taglia la maglietta a metà. Quindi bisognerebbe prendere i due punti che si incrociano tracciando appunto queste due linee perpendicolari tra loro, quindi questo qui sarà il punto A, prendere la parte sopra del colletto e unirlo al fondo della maglietta, quindi questo sarà il punto B e lo uniremo al punto C, in questo modo. A questo punto bisognerebbe sfilare la mano sinistra portandola in fuori, in questo modo, stendere un attimo la maglietta, piegarla e quindi questa è la maglietta piegata. Ecco, abbiamo anche uno spettatore qui con noi. Ciao Brio! Sì? Dunque, mi rendo conto che la maglietta l'ho piegata e l'ho spiegata un po' complicata, insomma, in questo modo. Però adesso ve lo farò rivedere, appunto, senza spiegazione. Questo era il piccolo tutorial per piegare una maglietta in 2-3 secondi. Veramente, se fatto senza spiegazioni, se fatto in modo veloce, ci mettete veramente pochissimi secondi. Io spero di esservi stata utile, magari fatemi sapere se ci riuscite. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!